costruire una distribuzione alternativa a questa, perché questa è assolutamente antimonica. E poi volevamo in qualche modo utilizzare i social media in una maniera un po' più intelligente che non guardate come sono bello, è uscito il mio romanzo, le frazioni di Dio, ne sono fierissimo, che poi lo potevi fare perché è fondamentale, però non basta. Allora abbiamo coinvolto Sant'Alvizio, che è un nostro amico, un giornalista, e ci siamo messi lì a un tavolo e abbiamo immaginato di fare questa cosa qua, ovvero creare dei gruppi Facebook per tutte le, quelle che una volta erano le province italiane, questi 100 gruppi Facebook, individuare un amministratore di questi gruppi Facebook, poi un postino, il quale legge tutto il nostro catalogo, fa i suoi commenti ai libri, non è detto che siano sempre commenti positivi, per adesso sono stati, ma vedremo, quindi parla dei nostri libri in questo gruppo e invita le persone iscritte al gruppo a fargli degli ordini, si decide un giorno a settimana, per esempio Santa che insegna il giovedì, e lui il giovedì va lì in bicicletta, va a consegnare i libri. I libri sono tutti autografati e dedicati da noi, il che su Torino è facile, vi assicuro che su Roma è un casino perché deve arrivare la lista delle dediche da fare in tempo, noi dedichiamo i libri, li mettiamo insieme, li spediamo a Roma e un postino li distribuisce in casa della gente. E poi vabbè, c'è la foto rituale del destinatario di questo libro insieme al compostino. Questa cosa onestamente ne siamo molto fieri e siamo molto contenti della visibilità che ha avuto, nel senso che ha avuto veramente tanta visibilità e sta funzionando molto bene. Adesso abbiamo attivato il compostino di Torino, di Roma, stiamo per aprire quello di Palermo. Stiamo cercando di arrivare quello di Pisa e di Bologna. Speriamo, l'idea è quella in un anno di riuscire sostanzialmente ad avere una certa capillarità. Però appunto questo era, se vogliamo, la strada più specifica, cercare di farne, diciamo, di vedere quali sono le linee di contorno di una buona prassi e il tentativo di sostanzialmente utilizzare i social media senza lasciare che siano solo social media. Quindi cercare di portare il digitale verso l'analogico e l'analogico verso il digitale. Questo tipo di contaminazioni secondo me sono fondamentali. Per esempio, quando abbiamo deciso come fare i nostri libri, ci siamo detti, ma io sul ebook so quanto mi manca alla fine della lettura di questo libro. Come faccio su un romanzo a dare la stessa cosa? Allora, per esempio, abbiamo deciso di numerare le nostre pagine in maniera decrescente. Cioè, il mio romanzo va dalla pagina meno 233 a 0. In modo tale che il lettore sappia nel 233, nel 232, nel 231, ed era anche un po' un segnale che volevamo dare sul fatto che il libro non è un oggetto morto, il libro è un oggetto su cui possiamo continuare a ragionare, possiamo elaborare, possiamo farlo diventare qualcosa di diverso. Chiudo con l'ultima cosa, per esempio abbiamo scelto di lasciare spazio ai nostri autori per una pagina in più. La pagina in più è una pagina che è a completa discrezione dell'autore, è l'unica che non viene, che non è soggetta a intermediazione culturale, mentre tutto il resto del libro sì, nel senso che gli altri autori fanno da editor, da preparatore di bozza ad autore. La pagina in più è a sua completa discrezione, può metterci quello che vuole. E, per esempio, Andrea Roccioletti, che è uno dei nostri autori, ha scelto di ospitare la poesia di una contessa che lui stima molto. Si sa che la poesia non ha quasi ormai più nessuna possibilità di essere stampata, e questo è un modo per recuperare con un contenuto extra diegetico un contenuto che non avrebbe altra possibilità di pubblicazione. Hai introdotto la poesia. Hai introdotto la poesia. Questo genere praticamente mai abbandonato. Scusatemi. Se non ormai da personaggio come Guido Carrara. Quello che vorrei chiedere, che c'entra sia nome la poesia a Paolo il nuovo, è. Si è parlato tanto dell'ebook come il futuro dell'editoria fino a circa 5 anni fa, quindi quando l'ebook aveva fatto il suo ingresso molto forte sul mercato, c'è cioè il Kindle, e Amazon stava veramente spostando il suo business model sulla vendita di device per leggere l'ebook.
Poi questa impennata che doveva esserci non c'è stata propriamente, e attualmente l'ebook è in flat, come si dice flat in italiano? Stallo, è in stallo da circa l'anno 2006, adesso in Italia stiamo avendo una piccola crescita, ma perché appunto siamo in un mercato latente, cioè in latenza rispetto al mercato statunitense. Ma come appunto ci confermava Alessio adesso, l'ebook ha avuto una forte influenza sul pensare al libro, nella sua stampa, nella sua distribuzione, nella sua vendita. Secondo te, quanto ancora l'ebook modificherà il come noi intendiamo il libro, sia lato customer, lato lettore, che lato editore, che il libro mi fa? Allora, intanto devo dirti che il tema delle flessioni sul ebook è un tema un po' controverso, non è così tutto palese, ma nel senso che essendo i dati sulle vendite di ebook raccolti in maniera tradizionale, per lo più l'associazione di categorie degli editori tradizionali, esiste un forte sospetto che ci sia un'enorme crescita del cosiddetto self-publishing. Questo lo dice in Italia Antonio Topolini, che forse chi si occupa di queste cose conosce, insomma lui ha fatto Straight Leap, che un'ottima iniziativa, fa vedere dei numeri abbastanza interessanti, soprattutto disvela un mondo che in realtà noi frequentiamo quotidianamente, no? Tutti voi sapete quanto si scrive e si legge più di una decina di anni fa. Paradossalmente non si vende di più, si produce di più, quindi questo è un argomento, come dire, che maneggerei con cautela, per evitare anche su questo di partire con delle idee rispetto al fallimento del libro, al fallimento dell'ebook, alla tenuta del libro di carta. Io sono molto d'accordo con quello che diceva prima Lorenzo sul tema. Quando parliamo di questo settore bisogna dividere in maniera drastica, no? Perché tutta l'editoria scientifica, accademica, percentuali digitali, per me si trovano l'80-85%. La narrativa ha delle percentuali ridicole, ma perché la natura di quell'oggetto che cambia in maniera significativa se viene trattata in digitale, no? Lui ha spiegato benissimo un mondo proprio chiuso di monopoli, dove una rivista scientifica costa 70 euro a numero, 200 euro a numero, viene totalmente distrutto da queste possibilità digitali, e anche, io vorrei aggiungere, correttamente distrutto, no? Perché si va a intaccare in maniera rapida un monopolio che non aveva più nessun tipo di senso. Nella narrativa italiana io non è che sia così sorpreso dal fatto che un editore come Mondadori, che non fa nulla per avere una politica seria di distribuzione digitale, poi vada a registrare una crescita leggera del digitale. No, insomma, la politica serie sul digitale significa intestarsi il lavoro, la ricerca e sviluppo, di valutazione di nuovi prodotti, di tentativo di usare i canali in maniera adeguata, e tutti, no, non lo dico io, l'ho visto recentemente, c'è un Arturo Ferrari che è considerato uno dei grandi vecchi dell'editoria italiana, che è il capo di Mondadori, lui ha detto: noi onestamente non abbiamo ancora capito esattamente quale sia il nostro problema rispetto a questo mondo qua, nel senso che non vedono, e questo secondo me è il grande problema in realtà, non vedono il nemico visibile, no? Io quando dico che non vedono il nemico, fatemi un po' di giornali e soprattutto di radio, per tanti anni quindi di musica, io mi ricordo perfettamente i discografici italiani, no? Che non vedevano il nemico visibile. Poi un giorno si sono svegliati e hanno scoperto che la musica è diventata quello che sapete tutti, ma Spotify, è diventata SoundCloud, è diventato un modello di distribuzione totalmente inatteso, e lo hanno modificato in maniera profonda il loro modello. Oggi se sei in brado discografico guadagni un sacco di soldi maneggiando giovani talenti che cerchi di far durare almeno una stagione, che non conoscete bene, oppure maneggiando in maniera onnicomprensiva tutti i diritti che stanno su un artista, quindi la merchandising, i concerti, la
tutto quello che in realtà non è più la vendita della copia, perché oggi si vendono le canzoni, non si vendono più i dischi. E questo vale in assoluto anche per il mondo editoriale. Il mondo editoriale conosce in questo momento un fenomeno di rallentamento globale in settori dove non si fa questo tipo di ricerca e sviluppo, no? Per cui, ad esempio, il settore dei bambini, il settore dei ragazzi è un settore che ha visto una fortissima crescita perché è cresciuto in assoluto il livello di alfabetizzazione del mondo. India, Cina e Brasile hanno scoperto anche la carta, lì sono i giornali che tirano milioni di copie in più rispetto a quelli che fanno rotative. Se voi andate, come è capitato a me in passato, a una fiera di produttori di rotative industriali, non trovate dei signori in lacrime, trovate della gente che ha aperto gli uffici in India, in Brasile e in Cina e ha smesso di produrre rotative per il mercato italiano, dove credo le ultime rotative moderne acquistate sono state acquistate quando io la Repubblica, della Repubblica che è passata su un collo, parliamo poco come 18 anni del sistema che governa il Guerriero. Quindi il mondo naturalmente ha questo genere di, come dire, in questo momento c'è un mondo editoriale che in parte guarda delle opportunità, in parte le coglie in maniera molto veloce. La scolastica secondo me sarà l'altro settore complessivamente che sarà interessato da shock più o meno rapidi, nel senso che noi abbiamo tutti i grandi player internazionali che si stanno occupando, Amazon compresa, di scuola da qualche anno, mese, a seconda di chi parliamo. Google vende una cosa che si chiama Chromebooks, sostanzialmente al 95% degli interlocutori americani in questo momento, nel senso che Apple è stata demolita sulla vendita di hardware nelle scuole, questo oggetto che computer molto leggero, a basso costo, che si collega in cloud a tutto quello che può servire nell'ambito scolastico, e loro dall'hardware iniziano ad occupare un terreno dove poi, questo è un tema adesso comune a qualsiasi tipo di editoria, possono o no decidere se imporre degli standard o accettare degli standard condivisi. Cioè, la nostra grande battaglia, adesso qua torno a fare il tecnico, è quella di far passare l'idea che un libro debba essere un bene personale e trasferibile, no? Voi sapete, se non lo sapete, ho scoperto questa sera che qualsiasi cosa abbiate comprato su iBooks di Apple o su Kindle di Amazon non vi appartiene. Voi avete comprato una licenza d'uso dal signore che contiene mantenere in capo a sé il diritto di quel libro. Quindi voi non possedete libri digitali. E così. Però la prova ne è il fatto che voi non potete trasferire da un device di Apple a un altro device quel libro. Questo è un grande problema, questa è una grande battaglia, questa è una battaglia che dovrebbero fare in testa al gruppo di editori, che da questo tipo di battaglia verranno poi messi in disparte. No? Amazon ha costruito in America un formidabile sistema di distribuzione, Amazon è il primo distributore di libri fisici in America, quindi non di libri digitali, quindi un distributore di pezzi di carta, e questo controllo assoluto del mercato fatto da un player che non è editoriale significa appunto sopportare e assecondare delle regole dettate da questo player. Qui faceva riferimento prima a Facebook. Facebook è un simpatico signore che ha raccontato a tutti gli editori del mondo che è una grandissima e stupenda opportunità distribuire su quella piattaforma. Poi li ha portati Eulisse e Sirene, poi li ha portati dentro questa piattaforma convincendoli a convertire una parte del loro flusso per fare le news, quelle con il fulminetto, e adesso si scopre che loro stanno costruendo degli algoritmi per decidere che cosa gli conviene mostrare e che cosa non gli conviene mostrare. Questo è ovvio. Se a casa loro gli stai dando in mano un oggetto, alla fine o hai la capacità economica e politica per andare a trattare il tema, o se no alla fine loro non fanno una questione puramente economica, quindi se gli conviene far vedere solo notizie di Gattini, 5 Stelle e Salone del Libro e fregarsene completamente di qualsiasi altra roba, Facebook deciderà che se quella roba prende, si mostra quella roba. Con
per la gioia o meno degli editori che hanno messo a disposizione questo contenuto. Questi sono i grandi temi che io vorrei, ad esempio, vedere affrontato in un salone del libro, piuttosto che in una, come si chiama, in un tempo di libri o fabbrica di libri, o come piace chiamarla, no? Perché il tema è parlare non delle antiche rovine, ma di quello che ci aspetta nel prossimo diciamo. Infatti tu praticamente parlavi, cioè che non bisogna più parlare delle antiche rovine, e io vi introduco un aneddoto. Eravamo due o tre settimane fa, non mi ricordo, al circolo dei lettori, che si parlava appunto della prima assemblea che si faceva relativa alla legge di Torino, e c'era l'ex direttore, non è che chiamato prima Ferrari, Ferrero, con il cognome della Giorgia faccia, Ferrero, che appunto parlava del digitale come una magia, e quindi diceva bisogna sempre stare a parlare di queste magie del digitale. E poi hanno parlato d'altro, però quella lì è una magia, no? Mi hanno detto il peggio in questi ultimi 4 anni, ma sì, però no, cioè sì, immagino che ci sia il peggio, ma quando il termine magia relativo al digitale, che appunto come si evince da questa breve conversazione che stiamo facendo, il digitale è il principale media di distribuzione del libro, il principale media di recensione del libro, il principale media di promozione del libro, detto dal direttore di una delle principali kermesse del libro in Italia, è un altro problema. E quindi questa volta Matteo, perché è il più giovane di questa tavola rotonda, appunto vorrei chiedere quanto è un problema generazionale il fatto che i più anziani di noi non riescono a capire che cosa sta succedendo intorno a loro e nelle loro tasche, perché ormai hanno tutti uno smartphone, anche papà ha uno smartphone. Allora, il fatto che si definisca magia è un po' fuori dal mondo, perché adesso, non so l'età di Ferrero, ma credo sia... Vai in questa sera è tutto un momento, uso questo momento di definire digitale, cioè la magia del digitale vuol dire che almeno deve avere 90 anni. Sono 38. Cosa dico? No, però è logico, per noi attivi digitali dentro, ovviamente, è logicamente scontata questa cosa, perché noi nasciamo con uno smartphone in mano e quindi siamo immersi da quando siamo nati. Per chi invece ha un'altra età, capisco che possa essere un po' più difficile, come lo vediamo rapportandoci con tanti librai, perché l'età media del libraio è parecchio alta, e quindi parecchio alta nel senso sopra i 50 anni un buon 60% dei casi. Tutti gli over 50 ringrazio. No, non c'era modo di sentire di lui. No, comunque, cioè, posso immaginare che sia anche uno sforzo per arrivare a capire queste dinamiche che possono essere immediate. È ovvio. Una figura di quello che dice magia e digitale, io mi chiedo cosa ci sta a fare lì. E poi è da quello che siamo finiti noi lo scorso anno a Storia del Libro a fare la nostra, lo spazio esotico, dove ci chiedevano scusi ma il partner, quello è un problema. E forse è un problema, se posso dire, di polemica, ormai. È anche una buona cosa che il Salone degli Uditori non sia un po' in crisi, perché vuol dire che ha un modello che non funziona più per i tempi che ci sono. L'idea che mi sono fatto io da addetto da milanese, vabbè. E da addetto, visto che lo scorso anno eravamo insieme ai ragazzi di Rida nel nostro provino fuori dal mondo. Però se c'è questo problema, ben venga questa crisi. E però ci devono essere delle domande, nel senso da che cosa è dovuta e dove dobbiamo andare, dove andiamo per non naufragare, altrimenti naufraghiamo e ben venga Milano. Non perché fosse stato a Roma. Sì, il fatto che non riuscirà. Infatti tu parlavi di questa cosa e io vorrei approfondirla portando qui un esempio molto concreto. Prima che fosse disponibile il servizio di Pierini da marzo, che effettivamente salverà il mondo editoriale e il mondo tutto,
costruirà la pace nel mondo e sono tante cose stupende. Una delle piattaforme sulle quali si poteva scrivere, quindi generare contenuto che ambisse a una letterarietà, era un altro nostro amicone che è Wattpad. Qui abbiamo persone che conoscono direttamente i fondatori di Wattpad. Wattpad è una piattaforma, secondo me, molto interessante, che mira a una verticalità molto precisa, che sono gli young adult, i giovani adulti, gli adolescenti. Non riesce a fare tantissima presa sugli adulti, secondo me è un problema appunto generazionale di uso, secondo altri, magari per altri motivi. Ma quello di cui appunto volevo parlare, tornando un attimo al copyright, è il modello di business di Wattpad, ovvero ci sono stati appunto degli esempi, se non ricordo come si chiama il titolo di non una di ragazzi che ha scritto, ma non lo dico. Ma se cerchi Wattpad best-seller lo trovi, qualcuno lo dice. Il modello di business di Wattpad prevede appunto che qualora un contenuto attirasse il forte interesse di un editore, Wattpad propone una coedizione. Coedizione vuol dire che Wattpad prende una percentuale, una parte dei proventi, delle vendite di questi, appunto, di questi libri venduti, o before the Anna Todd, però sta vendendo tantissimo ed è stato un super fenomeno nel web. Ora, io non so se Wattpad prende degli anticipi direttamente dall'editore che poi pubblica un po' semplicemente delle percentuali sulla vendita, però mostra un problema relativo a quello che dicevamo, che appunto gli editori ovviamente risolve, ma non siamo qua a fare di più, che è quello del copyright e della coedizione. Prima si parlava anche di nuovi prodotti, quindi il fatto che gli editori devono iniziare a pensare a nuovi prodotti editoriali per attirare il lettore o tenerlo vicino o fargli acquistare dei prodotti. Io questo vorrei chiederlo a Lorenzo, quanto il problema delle piattaforme digitali che non hanno una politica di copyright veramente free va poi a danneggiare le politiche editoriali di, ad esempio, scrittori che vorrebbero fare del marketing su piattaforme come Wattpad o come Facebook, perché anche Facebook ha una politica di copyright che detiene una parte del copyright di tutto ciò che si mette su Facebook. Io questa cosa la dico sempre, soprattutto in ambito editoriale, soprattutto gli autori. C'è Guido Catalano che scrive le sue poesie su Facebook, e io sto male, e il personaggio Pallavicini che posta i suoi racconti su Facebook, e io sto peggio, perché Facebook detiene una parte di quel copyright, quindi ovviamente non lo fa perché in un trimestre guadagna tantissimi miliardi da Zuckerberg, quindi non viene frega niente dal racconto di Pallavicini, ma in potenza potrebbe, e da quella potenza che ci dovremmo guardare, ma come? Io dichiaro subito la mia incompetenza, nel senso che una delle cose che ho già ragione per uno come me, che ho passato i 50 e quindi e quindi no, oltre all'esternativo digitale si interessa di queste cose con molta passione, però denuncio anche tutti i limiti, nel senso che in effetti, ad esempio, forme più legate ai social in effetti non mi appartengono esistenzialmente, cioè io faccio uno sforzo, mi interessa dal punto di vista professionale, però da questo punto di vista va riconosciuto che ci sono, secondo me, dei gap generazionali per cui certi strumenti appartengono di più o di meno a un certo modo di sentire. Io, l'ho detto prima, mi occupo di un certo tipo di editoria, dove anche la questione dei diritti, adesso dirò qualcosa sulle piattaforme, però dico anche sinceramente, le Wattpad, so che cos'è, ma non l'ho mai veramente utilizzato, così come non l'ho utilizzato, non ho mai testato tutta una serie di altre cose, e invece vedo che stanno facendo bene. Quindi, da questo punto di vista, appunto, denuncio la mia incompetenza di mi ha alzato a dire delle cose che rischierebbero di essere ridicole. In questo senso, la mia cultura digitale è veramente limitata alle cose che ho sviluppato professionalmente a partire dalle mie competenze. La cosa su cui mi sento di dire qualcosa è proprio il fatto che, come accennavo prima, il trattamento dei testi, dei contenuti, che sono di fatto per la forza del gioco, è messa in discussione anche questa da, come minimo, certificare dall'autopubblicazione. Non se il publishing comunque è stata in effetti una cosa che per qualche momento ha sembrato far vacillare tutto quanto il mondo dell'editoria. Oddio, adesso non ci sono più bisogno di editori, l'editore fondamentalmente è un altro dei tanti mediatori, tu dicevi giustamente prima, l'editore ha una fetta molto limitata della
dell'utile che è generato dalla vendita di un libro, ma in realtà l'autore si incazza ancora di più quando fai il marginale di un libro del genere, perché lui dice perché devo pagare un editore che comunque prende quella pesce di 10, 20 o 30, quando in realtà quello che ha avuto l'idea geniale di scrivere qualcosa sono io e quindi posso scavalcare anche l'editore. Questo nel settore della narrativa sappiamo cosa vuol dire, perché se vogliamo scrivere un testo narrativo e pensare che sia bello e metterlo e autopubblicarlo è una, veramente una cosa ormai alla portata di chiunque, prendo qualche vecchio ultra settantenne che pensa che sia una cosa possibile. Ma anche nel campo dell'editoria di cui mi occupo io, in effetti in realtà questo è un discorso con cui mi confronto continuamente e in alcuni casi l'obiezione è molto sensata. Quando un professore prepara le dispense per gli studenti e sono discutere, prima c'erano le fotocopie, adesso ci sono altre cose, sapete di cosa stiamo parlando, perché tutti quanti ne siamo passati. Giustamente si chiede, ma perché dovrei affidare a un editore che ci mette la copertina sulle mie dispense, ci guadagna qualcosa, che cosa mi sta dando, cosa non mi sta dando? Io su questo ho una posizione piuttosto radicale, secondo me questo è un compito che dovrebbe avere l'università, cioè ti fa pagare un tasso università, ti deve dare gli strumenti per pagare, e io come editore dico, è giusto, se volete vi do una mano a farlo, mi pagate il servizio, ma non capisco perché devo avere un ruolo editoriale, in questo senso, quando dico che gli altri editori contenti mi guardano un po' sotto, ma comunque. Mentre io credo molto, mi interesso molto di più, mi appassiono molto di più al ruolo che come editore posso avere quello che dicevamo prima, cioè che la diffusione dei contenuti della ricerca scientifica. Dove invece davvero non si può chiedere a un ricercatore, a un autore, parliamo di autore, di occuparsi, oltre che di scrivere, anche di pubblicarsi, distribuirsi, controllare se qualcuno l'ha letto, provare a guadagnare su questa cosa, eccetera, eccetera. Mentre un problema che nei convegni scientifici viene spesso affrontato, ormai il professore, il ricercatore deve fare tante altre cose che non hanno a che fare con quello che invece è il suo ruolo vero, quello di ricercare e produrre qualcosa. L'editore lì non è mantenuto un ruolo molto forte. E questo è, in questo è sempre un ballo di piattaforme, cioè a quel punto qual è il posto in cui io pubblico queste cose e in che modo lo faccio? E a parte il discorso che mi ha già accennato prima dell'accesso aperto, ma comunque si crea un problema di modello di business. Quindi chi paga, chi remunera tutto questo? Chi all'origine ha pagato il ricercatore che ha prodotto il testo e quindi ha messo in conto anche che dovrà pagare qualcuno che poi si occupi di farlo circolare, per il venditore, oppure il destinatario che lo riceve? Su questi due poli in realtà si giocano una serie di modelli. Noi per esempio stiamo sperimentando un progetto europeo che lavora su un modello tipo freemium, per cui si dà il testo in accesso semi aperto, perché il concetto di accesso aperto ha una serie di varianti su cui non vi tedio, però semplificando ti permetto di leggerlo online, ma non ti permetto di scaricarlo e di dare tutta una serie di altri servizi aggiuntivi. Ecco, questa cosa di servizi aggiuntivi è un concetto che con il cartaceo non c'è qualcosa significato, mentre nel digitale, non solo nel mio settore, ha tutto invece una serie di potenzialità. Nel senso che io ti posso dare gratuitamente qualcosa, ma invece ti posso fornire qualcosa in più come editore che se in tutti autopubblichi non puoi avere. No, perché in effetti non esistono gli strumenti a tua disposizione. Ribadisco, in alcuni settori editoriali questo discorso ha un senso profondo e quindi posso anche mettermi a discutere quanto cedo del mio diritto pur di avere in cambio qualcos'altro. In altri casi invece questo discorso è molto meno vero, per cui io non mi spaventa l'idea che ci sia una forma di self-publishing anche violento nel certo tipo di narrativa, tanto per dire. E in alcuni altri, secondo me, dove per esempio c'è bisogno di una certificazione scientifica di qualità, questo invece può essere un problema serio, perché uno studio di autopubblico una ricerca scientifica, non c'è nessuno che l'ha validata, però è tutto il discorso. Io di più, cioè ogni settore, anche delle sue regole, l'editoria deve interpretare questi cambiamenti e riscoprire il suo ruolo a partire da queste tipi di problematiche e non cercando di difendere, prima si faceva così, cerchiamo di difendere il meno possibile, che è quello che in realtà gran parte degli editori, diciamo, in Italia stanno continuando a fare. Volevo intervenire a proposito adesso. No, volevo dire questo, semplicemente, che in realtà il self-publishing non è solo un problema per la saggistica, cioè per la letteratura scientifica, dove c'è bisogno appunto della conferma della comunità scientifica, quel contenuto abbia un valore. Cioè in realtà con la narrativa questo problema è ancora più forte.
Io vi invito stasera a casa ad andare su biolibro.it, su? Il biolibro.it, una della piattaforma italiana che si apre 5 più, e cercare Stronzo. Di pure chi è che c'è dietro al biolibro.it, lo scrittore che c'è dietro al biolibro.it. Dillo. No, 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 scrittore non lo so, è del gruppo Feltrinelli, ma non è, il problema non è. Ma non, il problema non è quello. Se andate sul biolibro.it, cercate Stronzo, ritrovate il libro di un signore, non mi ricordo come si chiama, il cui titolo è Stromboli, 5 punti di sospensione perché prendo un telefono, un amore con l'apostrofo. Questo non è un caso, cioè l'intermediazione culturale, ovvero l'editing, ovvero la creazione di cons, però il lavoro di chi si mette lì e capisce che non, se stai scrivendo un romanzo orientato nell'Ottocento non c'era tipo che legittimico per dirne una. Okay. Quella lavoro lì non è banale, tra l'altro è anche una delle poche garanzie che ha il lettore che passi questo filtro soltanto qualcosa di discreta qualità, perché poi purtroppo sappiamo che l'intermediazione culturale sia anche un po' slabrata negli ultimi decenni. Per cui appunto ci tenevo a dire questo e a specificare che noi ci teniamo a due riuniti, ma non è una serie di scienze empatici, cioè nel senso che anzi siamo molto cattivi nel fare l'intermediazione culturale agli altri autori. Io vorrei ancora chiedere una cosa a Paolo. Posso dire una cosa? No, io volevo solo aggiungere due cose perché faccio un po' il mio mestiere. Allora, prima cosa è divertente. In questo momento c'è in diretta dal Cipa dei Lettori questo evento che sto con Sassi 17, e stavo guardando su Twitter cosa c'era. Quindi sono andato sulla sezione popolare e c'erano 4 tweet, con l'hashtag giusto, in diretta ce ne erano sempre 4, quindi come dire, l'avvento al digitale di questa manifestazione e poi si trova. Il concetto è questo. Io innanzitutto grazie perché finalmente dopo un po' di tempo sento il mio cervello che ricomincia a funzionare. E in seconda istanza, allora, il problema del ebook. Devo confutare il fatto che l'ebook sia in decrescita felice. Allora, il primo punto è che noi non stiamo parlando dell'oggetto ebook. L'oggetto ebook è sostanzialmente una foglia di fico che si chiama trasformazione del canale distributivo dei contenuti, che è un'altra roba. No, non vuol dire, io mi compro, perché il ebook non vuol dire io adesso vado allora fuori da Feltrinelli e mi compro un ebook, poi vado a comprarmi un ebook da non lo so, e vado a comprarmi un ebook nella libreria Speranza. No, io mi compro l'ebook attraverso un canale distributivo che nel non so quanto per cento si chiama Amazon, nel un po' di meno per cento si chiama X, e non so poi lo scrivere un po', però lo capire che voglio dire. Quindi il fatto che ci sia questo trasferirsi su un canale distributivo diverso è sostanziale, anche perché questo, se uno ravana sempre con Google e trova sui ricattini, il fatto che in buona sostanza i consumatori che usano il canale distributivo X abbiano delle caratteristiche di consumo di un certo tipo e quelli che usano il canale distributivo tradizionale ne abbiano degli altri, poi si diceva prima, in certi ambiti che piaccia o che non piaccia, la saggistica, l'ambito, chiamiamo la consultazione, non so come si chiamano i più dotti, l'utilizzo dello strumento digitale è quasi esistenziale, perché se no non ce la fai più. Primo passaggio. Secondo passaggio, si parlava prima di Milo Catalano, che piace a tutti, anche perché Torinese è una persona intelligentissima, simpatica. Milo Catalano, però, ha ideato, diciamo, lui ha portato in Italia un modello di business che quello che prima si raccontava associato sostanzialmente alla musica. Se Guido Catalano dovesse vivere dei libri di poesie, non sarebbe, se non voglio andare a verificare la sua dichiarazione di reddito, però io l'auguro floridissimo perché se la merita, però se dovesse vivere di libri non starebbe così bene. Invece lui vive da showman in senso lato, da presentazioni pubbliche quello che lo lavora, né più né meno di quello che fanno buona parte dei gruppi musicali di oggi, perché adesso vivere di musica, eccetera. L'altro passaggio interessante. Basta, no, no, no,
su quello che ho parlato, lui guadagna anche su quanto diceva prima questo Paolo, sul merchandising, cioè gli era stata rivolta una critica relativa appunto al suo stile poetico, è un criminale poetico seriale, adesso non ricordo la formula, però non faceva ridere, lui ci ha fatto le magliette. Sacco. Però vi devo fermare, io non ho subito per l'anno da 36 anni. Qui, adesso così, potete poi riferirvi quello che sto per dire. Allora, Guido vive una vita decente, quindi non mangiando a scroppo nei locali da circa un anno e mezzo. Cioè la verità di questa roba qua è che il mainstream, la televisione, lui ha fatto la televisione, uscito con il Zorro adesso, aiuta tanto. Cioè la verità è che lui ha vissuto da poeta indipendente simpatico, senza avere una vita particolarmente agiata, diciamo, poi non è un grandissimo gestore delle sue finanze. Però fino a quando ha fatto lo showman, l'entertainer, usando bellissimo Facebook, tutta questa è una strada che a lui, come ad altri autori, la Tesio, a Torino, ci sono N esempi di youtuber che poi trovano una loro dimensione economica. Quando il mainstream tradizionale funziona ancora così, si accorge di loro e li porta a fare serate dove c'è un'agenzia che lo aiuta, libri dove c'è una distribuzione che lo aiuta e quant'altro. Sfatiamo un po' il mito, è un mondo che già si autogoverna e si autogestisce in autonomia, no? Perché non è esattamente così. Io conosco abbastanza bene l'esperienza di Warped, ho conosciuto il suo fondatore. Warped è una roba che ha 65 milioni di utenti, quindi non stiamo parlando di un fenomeno di quartiere. Ha trovato però, sono d'accordo con il grosso editore del mondo, HarperCollins, la sua ragione di vita. Ormai loro sono un'enorme piattaforma di scouting a favore di nuovo del mainstream. Questo lo dico perché? Intanto perché non vorrei che sembrasse la serata del presuntuoso questa qua, no? Nel senso che noi siamo imponenti nei nostri giudizi. Ernesto Ferrero è stato un ottimo professionista nel suo settore, evidentemente però in Italia non ci si arrende l'idea che a un certo punto bisogna lasciare un po' di spazio alla vita, no? Questo è stato uno dei loro non suo, gli è stato chiesto, ricordo, di fare l'ultima edizione del Salone del Libro. E lo dico perché è abbastanza fondamentale anche per il nostro paese iniziare a fare un po' di ragionamenti consapevoli, no? Noi rappresentiamo il fenomeno di mito, purtroppo, ancora, da qualsiasi punto lo si prende in considerazione, anche quindi rappresenta dal punto di vista economico una nicchia, peraltro una nicchia che è rappresentata, visto che parliamo di torinesi, Federico Siriani è un altro mio caro amico, è uno che da anni usa sostanzialmente i social per promuovere la sua musica, e anche lui vive di piadine, birre, un'economia che è fatta da live, dalla loro capacità di farsi un mazzo tanto. Insomma, questo non è uno che vive come Fedez all'ultimo piano di un prestigioso attico milanese, grazie al sistema tradizionale di royalties e di distribuzione della musica. Quindi questo è un mondo che sta lentamente arrivando. Un mondo che meriterebbe un ragionamento, come abbiamo anche un po', cioè, credo, cercato di fare questa sera, un po' attento ai fatti per come sono, no? Nel senso che io sono sempre molto impressionato dal tema di Facebook, perché questo è un paese che non perdona alla neosindaca qualsiasi piccola defiance, e lo dicono avendo la volontà. Però mi colpisce molto questo accanimento verso robe minimali, poi trattiamo con un capo di Stato, Zuckerberg, che viene in Italia come un semidio, senza porci nessun tipo di problema critico rispetto a quello che sta succedendo in questo nostro mercato. No? Il più grande problema di fare il nostro mestiere è il conformismo. Forse vi sorprenderà questa cosa, però è molto semplice per noi iniziare a ragionare l'innovazione in maniera conformista, no? Ci sono i grandi miti americani, ci sono dei modelli ai quali tutti quanti abbiamo comunque guardato in questi anni, e va tutto bene così perché quelli sono giovani e forti e sono più fighi dell'ultra settantenne direttore del Salone del Libro. Io ho il terrore del Salone del Libro nelle mani di Facebook, per essere molto chiari.
io oggi mi accontenterei semplicemente di riuscire a discutere dei nostri problemi sulle iniziative culturali, sul modo di portare il libro in scuola, sull'evoluzione della didattica, in una conversazione in cui uno, i nostri interlocutori sono competenti. Guardate, il nostro grande problema, e noi facciamo anche tutti e due un mestiere per pagarci da vivere, che è quello di agenzia, di lavorare, diciamo, sui servizi internet tradizionali. Il nostro grande problema è avere degli interlocutori in grado di partecipare a questa discussione sulle cose sulle quali noi lavoriamo da tanti anni. Ma questo è un problema serio, perché questa stessa conversazione alla fiera del libro americana, che si chiama BEA, che adesso è a Chicago, è stata a New York per tanti anni, è ovvia. C'è un po' una parte, voi entrate al BEA e c'è tutta una sezione enorme che è governata dal W3C, cioè dall'ente internazionale che si occupa degli standard del web, nella quale editori, tecnici, noi siamo stati a parlare lì, si confrontano discutendo di quello che abbiamo in piccola parte fatto questa sera, e lasciando poi una parte più tradizionale, il classico rapporto tra chi firma le copie e la sua audience, no? Non c'è nessun tipo di problema a rappresentare la convivenza e anche il passaggio tra un mondo fatto completamente con le regole della carta ed un mondo che ha evidentemente delle regole nuove. Il grande problema è di convincere chi oggi continua a controllare le chiavi dei mondi più tradizionali a iniziare a studiare. Mi accontenterei di questo, insomma, no? Che ci fossero un po' di teste strutturalmente dedicate ad occuparsene, perché noi abbiamo in questa attività, diciamo, un grandissimo vantaggio per i conservatori, che si chiama barriera linguistica. È un paese che fa comunque molta fatica ad importare dei fenomeni internazionali, soprattutto nel nostro settore, perché un paese che non parla inglese non è interessante per il mercato anglosassone, ha una serie di barriere in ingresso che vengono ritenute insormontabili. Non tutti forse sanno, gli addetti del settore almeno, che RCS non è vero che non la voleva nessuno, la verità è che è stato impedito a un grosso gruppo internazionale di entrare in Italia, comprarsi un grande editore italiano e iniziare ad aprire un mercato che è chiuso. Dall'altra parte poi ci sono dei fatti strutturali che dobbiamo tenere in considerazione: il mercato italiano vale sulla varia 1 miliardo di euro, il mercato francese 4 miliardi di euro, il mercato tedesco 6 miliardi di euro. Allora i numeri contano, non sono, le popolazioni, come sapete, non sono così distanti, no? E i numeri contano. Allora, noi siamo un po' arrabbiati per varie ragioni sul tema, salone, eccetera. Io sono molto arrabbiato per un problema. Queste robe qua devono avere degli obiettivi. L'obiettivo di un salone del libro è insegnare alle persone che leggere è una roba figa, insegnare ai ragazzi che è importante leggere e perché, e aumentare negli anni il numero delle persone che leggono. Questo dovrebbe essere un obiettivo. Oh, ne avete mai parlato? Avete mai letto un articolo sulla stampa che diceva grande successo del Salone del Libro, quest'anno abbiamo più 4% dei ragazzi a Torino che leggono? No, grande successo, 250.000 biglietti. A me non sembra un obiettivo, no? Sì, hai ragione. Colgo appunto lo spunto di riflessione che hai dato adesso per fare una domanda che poi ho già fatto ad Alessio Cuffaro, citando uno scrittore amico, reciproco, che è Andrea Malavaglia, che è direttore di una casa editrice indipendente qua di Torino che si chiama Las Vegas Edizioni. Andrea Malavaglia dice una cosa che secondo me dovrebbe essere tatuata sulla schiena di chiunque si occupa di editoria e scrittura nel 2016, cioè presupponendo che, quindi se non sapete chi sia, Fabi Geni è uno youtuber più seguito in Italia, più famoso in Italia, e fattura più di 1 milione di euro annui con la sua attività da youtuber. Non vi sto a dire i numeri di youtuber americani, perché cioè, gli ha aprito un canale per arrivare a casa, però i numeri di Fabi Geni sono questi. Mentre Fabi Geni, voglio citare Malavaglia. Malavaglia dice: ma mentre questi si sono messi a fare video su YouTube e hanno fatto i milioni, ma noi dove cazzo eravamo?
Dov'è? Il povero Andrea Manuale, citato così a distanza. Allora, io su questo in realtà lui mi sta facendo questa domanda perché abbiamo già discusso off the record e sa che non sono d'accordo. No, nel senso che il mio è molto legato alla narrativa. Io mi rifiuto, cioè, ma mi rifiuto categoricamente di andare a inseguire il prossimo YouTuber. Non me ne fotte niente, preferisco morire senza averne mai pubblicato uno e senza averne mai detto uno. Non me ne può fregare di niente. E di contro forse un altro vizio italiano, ma viene a dire legato al fatto che siamo tutti in mano a un unico monopolista che Messaggerie, che praticamente sono solo due istituti che destinano le classifiche dei libri. Comunque l'altro vizio italiano è quello di ritenersi tutti nello stesso calderone. Allora io non posso confrontare le vendite del mio romanzo con le ricette della Parodi, con Parigi, con quell'altro scemo portato davanti da Perez, andiamo a comandare, ma non posso, ma nel momento in cui lo faccio sto sottraendo tempo al mio mondo, e poi non voglio dire che sia di qualità, perché magari un ragazzino di 15 anni mi direbbe che cazzo sei, però non so, dire, non si può inseguire quella roba lì, anzi io credo che uno dei mali, Paolo prima diceva, bisognerebbe spiegare alla gente perché è bello leggere. In realtà la gente capisce che è bello leggere la prima volta che legge un bel libro. Tempo fa è stato chiesto a Ferrari come si fa a salvare il romanzo francese, e lui ha detto scrivendo romanzi buoni, che è la risposta che avrebbe dato mia madre. Per cui, persona teorica, non sto dicendo, sto dicendo che alla fine, ecco, va preservata la qualità, non si può inseguire con la roba lì, soprattutto gli editori che hanno scelto di profanare il loro catalogo hanno automaticamente messo un lettore nell'impossibilità di fidarsi di quel marchio. Allora io posso fidarmi seriamente di un libro ad Elfi perché ad Elfi non si è mai stupanato, usando un termine meno elegante possibile. Nel momento in cui io mi avvicino a un libro Mondadori sono stupendato, cioè devo utilizzare Wikipedia per dire chi è quest'autore, cioè mi stanno profilando una roba da supermercato, mi stanno dando un prodotto di narrativa. Allora i Mondadori c'è contemporaneamente lo youtuber, ma c'è anche Pier Lamento, perché è un autore secondo me validissimo nel catalogo Mondadori. Per cui io credo che quella roba lì non va fatta. Dopodiché volendo non siamo un marchio, un sottotrend, e allora fatelo. Però attenzione a compartimentare, cioè non può essere Mondadori sia Farigei che Lamento. Io hai parlato di qualità e quindi ripasserei il microfono a Vittorio Posteri, perché la qualità nell'ambito digitale va, cioè diventa protagonista, ma non di qualità, diventa protagonista nell'ambito di giornali e del giornalismo. Soprattutto con il digitale, così aprire un giornale è facilissimo e spacciarsi per un giornale o per una fonte autorevole è ancora più facile. Quello che vorrei chiedere però è relativo appunto al linguaggio, cioè si è parlato più o meno spesso di banalizzazione del linguaggio con internet. Infatti diceva anche prima Alessio facendo degli esempi sui selfie, no? Una cosa con la vostra poi e tanti altri esempi che si potrebbero citare. Quanto effettivamente sta, io direi danneggiando, però quanto sta semplificando il linguaggio dal punto di vista digitale usato in questa maniera qui? Allora, andiamo con noi. Andiamo a Casale Monferrato, no, mi ricollego, prendo due. Andiamo a Casale Monferrato. Casale Monferrato, lo sappiamo tutti di là, c'era la più grossa azienda, forse europea, se non mondiale, che produceva macchine per stampa. Chiamava Cerucci, stiamo tutti, sono comprate le migliaia, cose di strani, perché notoriamente, chi francese lo raccontava che Paolo, le macchine da stampa alla fine non le comprano nessuno, dovevano comprare in India. E questo, tra l'altro, un po' di tempo fa, la carta, che sembrava una cosa che non voleva più nessuno, ha avuto un picco di crescita del prezzo significativissimo. Perché i paesi di sviluppo compravano un sacco di carta, cioè loro stanno facendo un percorso molto più veloce, perché più vicino alla città. Scusate, l'ho presa a lunga per questa ragione.
Che cos'è la qualità? Quindi domanda. La qualità è la capacità formale o la qualità del prodotto? E non sono la stessa cosa nell'editoria, perché a mio parere qualità è fare un prodotto editoriale, un'informazione che faccia quello che, avrebbe, che dovrebbe fare l'informazione, cioè dare un valore aggiunto a chi la legge. Okay? Il valore aggiunto, a mio parere, è che questa informazione racconti quella che è la realtà delle cose, che dia informazioni ai cittadini rispetto a quelli che sono le loro esigenze. Cioè, cazzo, il discorso, un po' puntalone, però fra domande e ferme. Ora, che poi tutto questo si deve generare anche in formalismi, come dire, corretti, mi va anche abbastanza bene, che certe volte bisticcio, perché a volte dice non mangio un cazzo, che in questo caso la posta non ci sia, però deve uscire la notizia, deve uscire in fretta. Poi dopo la aggiustiamo, questo è un problema di timing, che poi dell'informazione è molto importante, non è banale, no? E su questo ci siamo, allora ci siamo persi in Italia, ecco, torno di nuovo a quello che dicevano i colleghi che questa sera la parlare simbolicamente per la terza volta. Il fatto che l'Italia sia un enclave linguistica è stato da un lato la sanificazione di molti editori che per molti anni hanno potuto vivaccare in questa maniera così allegrona, perché se fosse stato un mercato contendibile dal punto di vista dell'accesso, massacravano in un quarto d'ora, cioè se noi qua siamo parlati in inglese, questi problemi che, di cui stiamo discutendo adesso li avremmo risolti una decina di anni fa, per essere un po' produttivo, ecco, no? Invece col fatto che il mercato italiano è marginale come nulla, la lingua italiana è una lingua che parliamo in pochettini, poi sul sistema mondiale, forse non sarà, ecco, andiamo a finire, cioè, di farlo. Il mercato viene anche in portoghese, poi c'è la capacità di appunto è un discorso completamente diverso, noi ci siamo trovati in queste situazioni. Quindi anche su la nicchia dell'informazione, un po' di tempo fa io mi sono identificato con un minimo di risposte, un tentativo di ragionamento sul tema, e questo è un po' un tema che ho portato questa ora della sera, ha un senso per l'informazione italiana durante la notte italiana, è un problema che era nato durante il giorno in centro Italia. In quel momento c'era anche il periodo estivo in cui le redazioni ovviamente sono coperte in maniera creativa, era il periodo estivo ed era nell'ora tra l'altro 3:30 in cui normalmente non succede, è proprio l'ora morta, cioè non sono ancora svegli, quelli si vengono presto e sono appena andati a dormire per fare la dormire. Però c'è stato almeno 3 ore su un evento drammaticissimo in cui gli italiani che quell'ora erano svegli, leggevano L'Avanguardia di sì. Ci sono svegliati i romani, che erano tecnicamente svegliati in quel momento, ma adesso addirittura italiani. In quel caso la qualità, secondo quel parametro che vuol dire tipologia dell'informazione, tipologia con cui questa informazione viene scritta e timing dell'informazione, era andata, no? Allora, il problema è, adesso mo che famo, il problema si risolve in fretta. Nel senso che abbiamo consegnato tutti al tutto alle piattaforme e dobbiamo vedere come va a finire. Nel senso che poi, ne abbiamo parlato prima, in questo momento gli attori pubblicitari più grandi del mondo, più grandi del mercato italiano, si chiamano in 2 nomi, sono l'azienda citata in precedente del dottor Tube, per l'altra azienda non citata in precedente, anche se oggi siamo stati condannati, che si chiama Google, via delle traduzioni. Le nicchie, torniamo a quanto avevamo detto prima, le nicchie sono un discorso diverso, dove ci si riesce ancora a saldare, proprio per la ragione in cui è complessivamente dopo abbastanza del mondo editoriale, quindi sul tema delle nicchie, delle editorie librarie, non potrei dire, però voi sapete. Però nelle nicchie ci si muove, anche perché sono degli ambiti in cui, sia dal punto di vista del mercato, lo conosci meglio, sia dal punto di vista dell'associazione pubblicitaria, fra come sostanzialmente prodotto editoriale e pubblicità correlata, sono 20 anni che dico questa frase, quando ero piccolo che non pensavo mai di fare il mestiere che poi mi è andato per casa di fare, non capivo mai quando andavo in edicola come cavolo facessero sopravvivere quei fantastici giornali tipo il giornale idraulico. Poi con gli anni ho subito capito, cavolo, il giornale idraulico è una macchina da guerra dal punto di vista del marketing, del prodotto, eccetera. Ok. Il problema resta quello che in questo momento bisogna trovare bene queste nicchie, bisognerebbe avere il coraggio, questo voi che siete molte persone di intelligenza e strategica, non per niente è difficilissimo pensare a un italiano che tenti un prodotto in lingua italiana, non abbiamo visto ancora nulla di
significativo nell'ambito editoriale librario, sia in altro mercato, non in software, passa attraverso un sistema di mediazione degli agenti, un sistema di distribuzione editoriale. Io ringrazio, dobbiamo chiudere perché si è fatta. No? Grazie. Ciao Daniele, voleva fare qualche domanda. Esatto, sì, esatto. Allora non chiudo, ma lascio lo spazio se qualcuno del pubblico vuole fare una domanda, proprio con i nostri ospiti. Ciao Daniele. Ciao a tutti, grazie per questa serata e per un sacco di cose. Io sono parlo di libri. Senza aver nessuno dei background degli autori di stasera, mi è capitato di scrivere un po' di cose e sono in grado di quindi faccio mia culpa che io da quando Amazon ha messo a disposizione le mie versioni elettroniche su Kindle sono stato un editore, ho speso un sacco di soldi, ma mi è venuto comodo perché non ho spazio in casa, quindi non mi piace la piattaforma, non mi piace potermi prestare, no, 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 sono un bravissimo utilizzatore di questo. Questo è il primo disclaimer. Il secondo disclaimer è che mi è capitato di scrivere due o tre libri, dopo le dirò. Mi sembra che stasera che ci siamo posti un po' di domande un po' diverse. Ripeto, vi parlo da uno che non capisce niente di editoria e come, ma solo delle domande per capire. Nel senso che, da una parte, sposo la domanda di Paolo, cioè ci interessa capire come fare in modo che le persone vengano di più o no. E la domanda, la sottodomanda, perché è importante, io però non ho capito, il digitale ci permette di fare in modo che le persone vengano di più o no? E quindi questo vorrei un vostro pensiero su questo. Cioè, poi, persone, sì. Come? Determinate nicchie sicuramente sì. Perché poi non è che avesse risultato a livello di società. Cioè, è chiaro che le persone passano più tempo a vedere per IGE. I giovani adulti sono la verticalità dei lettori che leggono di più, quindi anche io ci tengo, facciamo questo mito, non giovani prima avanti il mondo dell'editoria, ma gli altri. No, perché okay. I dati dicono quello, poi se i dati vengono un altro problema, però. A me interessa quello che a livello di società può succedere con il beneficio da una maggiore per più gente in giro che legge. Però mi interessa tanto il canale, eccetera. Quali sono che si legge sì? E quindi la prima domanda secca è il digitale aiuta a fare questo o no? La seconda domanda secca è da autorufolo, nel senso che io porto un aneddoto personale. Scrissi tempo fa, 3-4 anni fa, un libro per Rizzoli, vendendo un po' di copie, poi ovviamente non fu più pubblicato. Oggi me lo chiedono, io se avessi avuto una contraparte digitale forse potrei ancora distribuire in qualche modo. Mentre ovviamente adesso quello è un'opera un po' morticina, perché così forse anche meglio. Recentemente, e vado alla seconda domanda, ho avuto un'altra esperienza, cioè con un grosso editore, Barbara McMillan, mi sono occupato di un libro un po' accademico, 380 pagine, un contratto abbastanza capestro da parte di Barbara McMillan. Questi qua hanno fatto un prezzo di copertina dell'art cover e del soft cover di 150 euro. Ora forse è meglio, perché poi non è che sia così interessante, ovviamente non lo legge nessuno, forse è una barriera di prezzo che hanno deciso perché hanno messo un po' il contenuto e ne facciamo tre. L'ebook l'hanno messo a 120 euro. Ora, la mia domanda è visto che stasera abbiamo parlato molto in qualche modo di offerte, in tutte le varie forme, no? Art, l'importanza degli stili, però in qualche modo si è parlato dell'offerta, anche perché ci sono dei libri. Ma la domanda è che cosa può fare? Cioè, io mi sono trovato fatto che adesso con padre, che mi ha fatto un pricing, quindi no, assolutamente non sono potuto intervenire. E io non voglio andare a vedere la loro struttura di costo, no? Perché sicuramente c'è stata la cosa della carattere, ho fatto un danno più importante. Però l'ultima parte, perché ho qui l'hanno outsourcata a un'azienda in India che mi ha sbagliato 3 volte un giro di correzione fatta sul testo, io questo libro qua ho scritto tra 2 autori. 3 continenti, avrò perso sicuramente 4-5 anni di vita, quando non verrà venduto, perché con i prezzi che vedete non verrà venduto. Allora, noi che proviamo a entrare in questo modo come fornitore di contenuti, cosa possiamo fare? Perché se ci scontriamo di fronte a situazioni come dicevi tu,
e poi 150 euro mi costa il libro, o se non è operanza strategica mi costa 30 euro l'articolo, poi allora è chiaro che il mondo trova le sue soluzioni, come le provoce di un'altra tipologia. Oggi, se volete andare su internet e cliccate sul sal-am.io, vedrete questo fantastico motore di ricerca di questa ragazzina russa che si è rotta le scatole di quel sistema motoristico e ha caricato sul database 58 milioni di articoli scientifici che oggi si possono prendere trattati. Allora, perché poi i sistemi si autoregistrano, no? Però perché dobbiamo sempre e comunque forzare i sistemi con l'illegalità? Perché io ho fatto una domanda a padre, vorrei dare quel libro in lettura tra alcuni colleghi. Parlo di tutto il libro, sulla piattaforma DOM, che cosa? Quindi da autori, che cosa possiamo fare? C'è un movimento, c'è un pensiero, c'è un qualche modo per confrontarsi con un'editoria che forse saremo al posto dietro? Questo è il devo chiederti chi vuoi che risponda, perché se risponderò tutti diventa poi un'altra ora di... Quindi decidere uno, massimo due. Puntando forse sulla parte, su quel libro compare, chiederei a te, perché sei un po' più del settore, e sull'idea di digitale che ci fa leggere di più o di meno, chiederei a fare questa nota. In realtà non esiste, insomma, una risposta, io non conosco, una risposta precisa, nel senso che l'evoluzione di questi sistemi è appunto è adattativa. In effetti alcune cose che succedono, come sono successe nel campo della musica, non sono neanche forse prevedibili, sono da qualche genio, che è qua, ma non sono io. In altri casi invece, io in questo senso mi verrebbe da spendere una parola su una sfera che stasera era un po' rischio di toccare, cioè di quella della politica, cioè comunque ci sono alla base di tutta una serie di situazioni comunque anche di scelte politiche. Però gestire, fare delle leggi sulla concorrenza, fare delle leggi sulla chiamiamo biodiversità, cioè, insomma, però comunque che tuteli l'indipendenza, si parla di idee indipendenti prima, si parla di modelli di business, di cose, ma si parla anche di regole, di leggi che garantiscano una sana concorrenza che permetta in effetti di fare degli utili, per cui tanto per dire voi in questo momento in Parlamento c'è una discussione di legge sul libro, sul discorso della scontistica che è stata fatta qualche anno fa, si sta discutendo se va ancora bene, se non va ancora bene. In Europa praticamente ogni paese fa un cazzo che vuole, una parte lo sconto è zero, l'altra parte lo sconto è totalmente libero e così via. Queste sono situazioni in cui i grandi gruppi, senza voler per forza considerare tattivi, ma visto che fanno business, si inseriscono. Però per tornare al discorso di quello dei 150 euro dei contratti capestro che fa un Made in Milan, è un momento in cui, fatto l'esempio fatto prima, tu consegni la valutazione scientifica della carriera dei professori a un'agenzia privata perché tu pubblico che paghi questi studi, tanto paghi lo stipendio ai docenti e fai che questi docenti formino le tue generazioni di studenti, non hai la forza di mettere un sistema in piedi un sistema di valutazione serio, poi italiano poi praticamente ridicolo, ma comunque e quindi ti affidi a qualcun altro, ovviamente generi questo tipo di situazioni. Allora, a me capita spessissimo di sentire l'autore che dice, sai, mi spiace, ma io sono pubblico con Springer, quell'articolo lì non mi va niente, quindi tu sei molto più bravo, tu mi fai niente di meglio, tu stai facendo tutto il possibile con le tue forze, ma di fatto io preferisco spendere 2.000 euro per pubblicare con quell'altro autore. Ricordo quell'altro editore che è un autore straniero, che fa parte di un grande gruppo, eccetera. Io non mi sento di qualcuno fa un'obiezione di coscienza, però stiamo parlando appunto di scelte di questo genere e io non penso che il mondo si possa andare avanti sulla base di scelte etiche fatte con questo tipo di criteri. L'etica aiuta, ma è una cosa che attiene una sfera secondo me un po' diverso. Quello che invece attiene una sfera di tipo politico è il fatto che si faccia delle regole, però parliamo di un tema che Paolo ha sottolineato due o tre volte stasera, che è quello della competenza, perché se momenti in cui vado in Parlamento a discutere in commissione editoria della legge sui libri e poi davanti la gente non sa assolutamente di cosa si sta parlando e quindi alla fine non è in grado di esprimere un parere e ci si affida semplicemente a dei discorsi di lobby o di interessi contrapposti, in effetti è difficile, quindi io non ho assolutamente una risposta. Dal mio punto di vista quello che sto facendo è che penso che in realtà appartengo un po' alla storia di molte persone che sono qui sopra, è quella comunque di inventarsi delle cose nuove
cercando di farle al meglio possibile, immaginando che si creino comunque gli spazi, che è vero che sono delle nicchie, che è un altro termine che è stato usato molto oggi, però in alcuni casi in realtà sono poi le cose che generano tra le cose, non so quanto quelli proprio come la questione in mente di arrivare lontano o non lontano, ma alla fine sono in America, ma non è come voglio dire, quindi se sono stati così bravi sono riusciti a farli, non tutti ci riescono perché c'è anche una selezione sulla qualità, quindi il fatto che la mia piccola casa di edizione universitaria si fermi lì, non è soltanto perché si è anche solo cattivi, magari perché non sono abbastanza bravo, però se magari su alcune cose sono riuscito a vedere un po' più lontano, adesso una cosa che ho creato 5 anni fa è diventata un punto di riferimento perché sono l'unico che a Torino propone la licenza Creative Commons e quando qualcuno ha cominciato a sapere che cos'erano, ha cominciato a venire da me. E poi su questo adesso è veramente un esempio banale, voglio dire, però secondo me questo mix, diciamo, di da una parte di, secondo me, di regole e di intervento della politica fatto in maniera che non deve, poi non deve organizzare, siamo nel libro, così rispetto all'ultimo commento, non la polemica su questo argomento, ma dovrebbe dare le regole precise in maniera che chi si muove in questo ambito, per esempio permette a un agente, un editore straniero di comprarsi un gruppo editoriale italiano se ha la capacità di iniziare di farlo, invece di mettere le barriere all'ingresso, e invece può occuparsi di organizzare saloni del libro piuttosto che di fissare le regole assurde. Non è una risposta, non rendo conto. Certo, la scelta di fare, per esempio, lì, questo dei libri in India, la Mondadori che è stata citata prima per la sua politica non troppo lungimirante sul digitale, noi abbiamo cominciato a fare gli ebook per il gruppo Mondadori, cazzate, nel senso che si tratta veramente di trasformare in impatto un testo in arabo, non vedi ancora, però, siccome hanno corso la quantità, ovviamente loro si sono fatti due conti, hanno mandato tutto il catalogo in India e quel lavoro lì, la Mondadori l'ha fatto fare completamente in India. Allora, di là il fatto che poteva sentire fare un po' di lavoro a Torino, non ho mai finito di lavoro, 4-5 persone in tutto, però comunque anche quella è stata una scelta fatta con delle conseguenze, non per tutti coloro, perché alla fine, appunto, a correggere le bozze in India, quanto gli indiani siano la comunità informale molto più avanti di noi, oggettivamente, insomma, finisce per essere il pauperamento della vostra competenza, della vostra possibilità. Io ho appena sentito una cosa che mi turba, nel senso che non riesco veramente a capire come si possa avere la necessità di spostare la produzione di un ebook in India, quando io non ho la faccia di un artefatto intelligente, ma io ci metto 7 minuti a trasformarli un libro di narrativa in un ebook, e sono sì. Convinto che la stessa cosa la si fa Federico dall'altra parte di questa stanza. Allora, qui c'è un problema di chi cazzo lavora in questi grossi gruppi editoriali, cioè è gente che non... Ma che secondo me fa fatica a comprare un caffè la mattina, perché qualcuno deve anche poter dire, sì. Cioè non è normale. Però se tu devi farne una quantità molto alta e devi anche scannerizzare il libro perché c'è il libro cartaceo, devi farti cercare il si fa i costi e salta fuori con un risparmio di un milione di euro. Se non sono un digitale di partenza, così si dice. No, perché c'è tutto un discorso che è stato fatto in maniera molto precisa, che ho visto da vicino qualche anno fa, e ha detto da loro. Comunque. Invece per rispondere alla tua domanda, io sono convinto che comunque sia il ricordo per far leggere di più. Intanto perché è una cosa che dicevo prima, cioè diventa molto più facile per un editore, per un autore promuovere il libro e intercettare l'intenzione di acquisto. Quindi diventa anche più semplice per un lettore avere più spunti. Perché? Perché sta sui social network, se noi cominciamo a promuoverci sui social network, parentesi, ci sono ancora in Italia degli ambienti, soprattutto in ambito dell'editoria di narrativa, che ritengono volgare che un autore parli su Facebook, stia su Facebook, l'autore deve stare su questa social, torna da voi e non dialogare. Io sono convinto invece che questa cosa possa essere, cioè che il book possa essere un volano di maggiore lettura. Intanto anche lì una roba che si potrebbe dire è che non ti serve il Kindle per leggere un ebook, che basta che apri Google Play Libri se hai Android, piuttosto che ebook se hai Apple, e te lo leggi lì, e quindi smetti di fare una telefonata, hai un quarto d'ora, spendi l'autobus e leggi 5-6 pagine, quello che fai tu, quello che faccio. C'è poi un aspetto anche qui, io ho la casa piena di carta, come editore spero di venderne tantissimi, come autore è il triplo.
però c'è un aspetto, a mio avviso, ecologico, cioè la quantità di giri che fa un libro di carta prima di arrivare al lettore è sconvolgente, intanto perché la logica di distribuzione ebraica non è del quanto vendi da me, ti faccio il sell-in, cioè tu mi dai soldi perché io ti porto a te catenate per tenermi i libri, poi dopo, fra mesi, discuteremo del sell-out, cioè quelli che ho portato quanti ne venduti, a quel punto ti farò uno stop, cioè c'è un movimento di merce e di denaro assurdo, cioè c'è un numero di righe di fatture che devono gestire i commercialisti e contabilità e editoriali che è incomprensibile. Perché? Perché ovviamente Messaggeria, che è veramente un monopolista di questo, non ha il coraggio di passare a un sistema di controlli di lavoro. Poi diciamo che Messaggeria appartiene a un gruppo editoriale preciso. Sì, bravo. Per cui, però, voglio dire, c'è la possibilità di vedere quella roba lì, anche perché posso prendere una citazione e condividerla subito. Perché per i più giovani non c'è la paura di scarabocchiare un libro, posso prendere un appunto, quindi anche sulla didattica, quella roba lì, è fantastico. Cioè, a me spiace non aver studiato nell'era digitale, non aver studiato nell'era analogica. Mi ricordo al liceo quei design di volume, all'università, con libri prestati, non potevo prendere appunti dietro, allora mi prendevo appunti su un foglio, a pagina 5, questa è quella che penso. Avendo figli in età scolare, e il problema grosso anche della scuola italiana è che gli italiani non sono ancora cambiati. Nel senso che se voi fate caso, io dunque il primo giorno di scuola media di mia figlia mi ero posto un obiettivo che mia moglie mi ha arginato, del tipo non far sempre freddo con quel giorno. Però il fatto che nella scuola italiana la diffusione dell'utilizzo del device ebook o della lettura attraverso strumenti digitali, se non fatta per i cavoli propri dagli studenti, sia ancora una cosa tipo utopica, è abbastanza un altro dato di fatto del fatto che stiamo ancora un po' indietro, perché io, mia figlia mi è tornata alle quattro, però poi i figlioli, io infatti mi ponevo delle domande, se quando io ero giovane ero particolarmente dissociato, perché ero sempre a scuola con un libro, un po' forse molto leggero. E invece questi vanno in giro controlli, l'altro giorno scherzavamo con un mio collega perché avevamo i bambini che più o meno, i ragazzi che più o meno scuola si accedevamo se eravamo all'aeroporto della Malpensa. Questo è un problema serio. Sì. Così magari poi andiamo a casa per vedere. Sento che protestano anche le colleghe, no? Il tema però è, non c'è una regola. Nel senso che la scuola usa poco, i ragazzi usano poco i libri digitali perché lì della scolastica italiana sono fatti male, sono dei PDF arricchiti, possibili da utilizzare, con una scarsissima propensione alla convergenza su una piattaforma. Quindi mia figlia, se volesse usare solo libri digitali, dovrebbe oggi credo utilizzare 5 password diverse su 5 piattaforme che hanno un comportamento disomogeneo, una follia ovviamente. E guardate che i bambini percepiscono la follia digitale, no? Tra un libro di carta fatto bene e un libro digitale fatto male, le mie figlie preferiscono un libro di carta fatto bene, perché lo colgono velocemente che cosa funziona e cosa no. La domanda che si fa sempre serve se è fatto bene, nel senso che io non penso che ci sia una ricetta, io penso che vivere in una casa circondata dai libri aiuta le persone ad apprezzare la lettura, gli dà tante occasioni. Io faccio una mia personale battaglia, un po' di minoranza, sul fatto che le nostre biblioteche civiche siano chiuse durante il weekend, no? È una roba terrificante. Non è un problema di Paolo Messina, che dice che ho fatto una persona, problema che un bilancio non si è letto per 7 mesi, che la giunta Fassino aveva tagliato completamente il bilancio delle biblioteche per motivi di necessità di bilancio, e quindi non si è detto che stavamo sotto le elezioni. Adesso finalmente le elezioni sono passate, lo possiamo dire, per 7 mesi le biblioteche civiche torinesi non hanno comprato sostanzialmente novità di catalogo. Questo è il grande problema, non è il digitale analogico, il grande problema è l'attitudine, no? Qui me ne foto del Torino Jazz Festival, se ho questo problema delle biblioteche civiche, mi compro qualche buon disco di jazz e sopporto l'idea di rinunciare ad alcune cose per avere alcune che
magari non nel breve, magari non nel medio, ma strutturalmente rendono tutto importante, no? Il digitale in questo senso è una grande opportunità. Adesso che Daniele ci conosciamo, per cui non gli dico cose che ci diciamo tutti i giorni, ma nei paesi di sviluppo dove evidentemente una distribuzione del libro di carta è complessa, mi ricordo sempre la più grossa editrice di libri scolastici senegalesi che ho conosciuto un po' di anni fa, mi disse: solo un cretino può pensare che in Africa ci sia qualche forma di rifiuto del libro digitale. Il nostro problema non è l'attitudine, si chiama elettricità. Nel senso che arrivare in una zona rurale a distribuire il libro digitale rappresenta un po' di problema di disponibilità elettrica, di banda, di collegamento. Ma provate durante la stagione delle piogge a spostare dei camion in pieni di libri. Io ci ho provato. Esatto, no, lo so. Allora è evidente che noi dobbiamo ragionare sulle cose utili. No, in questa città una cosa utile e banale è permettere alle biblioteche di avere delle dotazioni, aprire le biblioteche il più possibile durante gli orari normali, le biblioteche alcune si chiudono alle 5 e mi fida quello resto della scuola. È come mettere il cartello, gli è dato l'ingresso ai bambini. No? Allora, questo è fatti pratici. Finanziamo quella roba lì, toglieremo qualche soldo da delle robe non così rilevanti, francamente. E cerchiamo di, no, io dico una cosa molto poco popolare, io sono entusiasta per il fatto che ci sia stato il Salone del Gusto fatto in questo modo, con questo successo, questa grande capacità di attrazione. Contesto il fatto che non si utilizzino queste occasioni e questi volumi di denaro che si muovono su queste manifestazioni anche per andare a fare un bilancio delle spese culturali, delle iniziative culturali che compensi da altre parti i libri. Cioè, non ci può essere un mondo che dà il suo pubblico gratis a Carlin, testualmente. La premessa è poco popolare, ma dovete cogliere il paradosso. Cioè, lì si è dato tutto il suo pubblico gratis per permettere di fare questa manifestazione. L'organizzazione della manifestazione è stata finanziata vendendo gli stand e è riuscita ad accogliere migliaia di delegati gratuitamente, lo sapete, come meccanismo dell'ospitalità. Tutto figo, dopodiché mi si deve spiegare allora perché non si riesce a costruire un analogo movimento che ci dica da domani raccogliamo tutte le biblioteche civili dei libri e cerchiamo di tenere aperto. Cioè questa difficoltà, secondo me, a centrare il problema. Tra l'altro, io so che Petrini è d'accordo, so che lui è d'accordo, ti direbbe, anch'io sono d'accordo a fare quella battaglia là, perché non ne posso fare 200, io faccio la mia, voi fate la vostra, la nostra battaglia civile dovrebbe essere quella. Poi parliamo di educare i bambini al coding. Io penso che sia una roba importante, ma prima vorrei che vicino a casa che sono una biblioteca aperta e sta potuto. Che non mettessero la vostra, ma magari era una licenza quella, tu non hai colto. Ah, io vi ringrazio tutti quanti per questa lunghissima conversazione che abbiamo fatto. Saluto Giuseppe Pulizzi che non è potuto venire a causa febbre, che però vi saluta e chiede scusa per l'assenza. Ringrazio tutti gli ospiti, di nuovo ripeto Vittorio, Matteo, Lorenzo, Paolo e Alessio, e ci vediamo alla prossima conferenza. Solo guarire dalla febbre, dammi il tempo di guarire dalla febbre, poi cerca di un buon momento.
che sia un mondo assolutamente fantastico. È interessante questo punto. Ma non solo cos'è? No, fai pure, io figurati. Come le hanno preso le domande?